Anche l'amministrazione comunale di Padula interviene sulla vicenda dell'antenna telefonica Wind in via nazionale che negli ultimi giorni sta preoccupando non poco i cittadini residenti nella zona. Dopo le accuse della minoranza padulese, l'amministrazione, guidata dal sindaco Paolo Imparato, dichiara di voler evitare polemiche e strumentalizzazioni politiche. Ai nostri microfoni l'assessore Giuseppe Comuniello ricostruisce la vicenda in tutti i dettagli e rassicura i cittadini circa le azioni intraprese per risolvere positivamente la questione insieme a Wind. L'autorizzazione comunale alla posizione dell'antenna non è stata data dal sindaco Paolo Imparato, ma si tratta di atti gestionali e quindi è stato il responsabile dell'ufficio tecnico che una volta che ha ricevuto tutta la documentazione necessaria ha dovuto per legge rilasciare l'autorizzazione all'antenna. Dopodiché, una volta che hanno fatto la comunicazione di inizio lavori, i cittadini, giustamente in protesta, sono venuti al comune e hanno fatto le loro dimostranze. A questo punto il sindaco e tutta l'amministrazione hanno cercato di avere un contatto con la Wind per cercare ovviamente un sito alternativo che potesse in qualche modo eliminare la problematica. All'atto dell'inizio, diciamo, dei lavori, qualche cittadino ha fatto un opportuno esposto e sul terreno si sono portati gli uomini del comando forestale che hanno verificato appunto la presenza di materiale ingombrante e quindi il responsabile dell'area tecnica con il sindaco hanno fatto un'apposita ordinanza per la rimozione di questi rifiuti. Con la Wind abbiamo continuato a colloquiare sempre per cercare questo sito alternativo, l'abbiamo fatto e la stessa Wind è venuta sul posto per verificare se effettivamente era idoneo. Ciò è stato fatto, ma nel giro di qualche giorno, qualche settimana fa, hanno fatto una comunicazione di ripresa dei lavori sostenendo che nel frattempo loro vogliono mettere l'antenna in quel posto per poi dislocarla eventualmente nel sito che noi gli abbiamo proposto. Nel frattempo i cittadini della zona hanno prodotto un'altra serie di documentazioni, tra cui quella di alcuni cittadini che purtroppo per problemi di salute sono dotati di apparecchi elettromagnetici tipo pacemaker e quant'altro. La presenza di qualche antenna del genere può compromettere addirittura la loro stessa vita. A questo punto l'amministrazione, per vedere chiaro in tutte le carte, ha chiesto al responsabile dell'ufficio tecnico di valutare appunto attentamente la cosa e di prendere un altro poco di tempo facendo una sospensione anche per colloquiare ulteriormente con la Wind per far sì che decidesse di spostare completamente l'attenzione su quella zona e portarsi nel sito alternativo che noi gli abbiamo proposto.